Ben ritrovati, questo è lo spazio Italia Nostra, Italia Vostra. Questa volta vi racconteremo di un documentario importante. Il suo titolo è I Senza Nome, il suo autore è Francesco Paolucci e riguarda una microstoria che si svolge nel contesto di Lampedusa, quindi un luogo reale e anche simbolico dell'epoca che attraversiamo, soprattutto in rapporto alle grandi migrazioni che caratterizzano la nostra epoca. Venerdì 13 ottobre l'abbiamo presentato nel teatro Gianni Cordova con un di pubblico e abbiamo pensato di condividere con il pubblico di Radio Speranza questo commento, il commento di questa esperienza. Francesco Paolucci è con noi e io ringrazio di questa partecipazione. Insieme a lui c'è Lucilla Sergiacomo, che è una dirigente di Italia Nostra, ma anche un'accreditata critica e storica letteraria, la quale ha proprio favorito il contatto con il giornalista regista, in quanto tra gli altri importanti premi ha ricevuto anche il premio Zilli al giornalismo, che ogni anno si conferisce a Fano Adriano in memoria appunto di questo importante giornalista. Bene, io non voglio, diciamo, annunciare prima i temi della conversazione, ma certamente siamo oggi in un momento nel quale tutte le contraddizioni, le diversità, differenze di abitudini, di stili di vita, di religioni, cioè diventano occasioni di contrasto, c'è cioè il bisogno di individuare il nemico, di individuare l'altro. I giorni di cronaca che attraversiamo ci prefigurano scenari drammatici, insomma, nei quali alle atrocità che sono già avvenute si preannuncia addirittura di aggiungerne ancora di più. Ecco, questa invece è una storia in controtendenza, è una piccola ma molto significativa storia nella quale in una isola del Mediterraneo, in un cimitero piccolissimo di quell'isola, si cerca di restituire dignità alle sepolture di persone che non hanno nemmeno un'identità perché sono morte in mare senza elementi di riconoscimento, eccetera. Ebbene, questo tentativo si fa non solo prendendosi cura delle sepolture che significativamente sono ospitate insieme a quelle degli abitanti di Lampedusa, ma si fa anche attraverso il ricorso a delle forme di creatività artistica. Quindi l'arte recupera, ecco, anche un ruolo, direi quasi, diciamo, sacrale, ecco, di rispetto e di riconoscenza verso delle vite che pure sono passate, anche se sono relegate alle statistiche dei numeri. Io passo la parola a Francesco e poi continueremo insieme la conversazione. Sì, innanzitutto grazie per l'invito e grazie per questa opportunità di parlare di questo lavoro. Mi piace queste piccole storie che entrano in una storia più grande, perché questa è una piccola storia, una piccola nel senso una delle tante, e soprattutto che vede coinvolte delle persone che non sono né politici, dirigenti, sono persone comuni che vivono a Lampedusa e che si prendono cura della memoria di questi morti senza identità e senza nome che vengono sepolti all'interno del piccolo cimitero di Lampedusa insieme ai lampedusani. Prendersi cura di queste tombe che non sono tombe di parenti, non sono tombe di persone che conoscono, ma non sono tombe di persone che hanno un'identità, non c'è neanche una foto, non si sa niente di loro. E nonostante questo gruppo di persone
pulisce questi loculi, si prende cura della dignità di queste sepolture e fa qualcosa in più, cerca di dare una dignità tra virgolette artistica installando delle piastrelle con delle opere d'arte su queste lapidi per cercare di raccontare una piccola parte della storia di queste persone che riescono a racimolare ascoltando, prendendo testimonianze dalle persone, da altri migranti che sono arrivati con queste persone che purtroppo non ce l'hanno fatta. E la particolarità è che queste piastrelle sono state fatte insieme ad un'associazione che si chiama Memoramica da un ragazzo, Modulamin, che ha fatto lui stesso il viaggio, che è riuscito ad arrivare in Italia, che è riuscito a integrarsi, ora vive a Umbertide in Umbria e lì fa un altro lavoro, ma siccome è un artista e faceva un artista in Africa, l'artista in Africa, arrivato qui è riuscito a portare avanti questa passione e adesso dipinge sulla ceramica e è tornato a Lampedusa. E io racconto proprio questa storia per affiggere queste piastrelle sulle lapidi di questi migranti morti senza identità. Ecco, e questo è il fascino di questa storia, no? Vedere intanto che un migrante, visto come persona, con le sue ambizioni e aspirazioni, no, vuol diventare un artista, e però insieme anche a questo collettivo, quindi un lavoro veramente che impegna, insomma, in maniera comunitaria, e però questa arte la applica immediatamente, come devo dire, come primo oggetto proprio alla memoria dell'avventura drammatica che ha vissuto. Lucilla, proprio dal punto di vista del racconto, no? Questo documentario mi ha colpito proprio nel suo svolgersi, no? Mettendo insieme nel paesaggio particolari, no, anche umili, e poi molto molto le persone, no? Dimmi il tuo primo commento. Beh, il documentario ha un grande pregio, quello di mettere in discussione i luoghi comuni e anche le strumentalizzazioni che in decenni, perché sono ormai decenni che l'Occidente vive il problema della immigrazione, non sa come risolverlo né a livello nazionale né a livello europeo. Questo è un volto nuovo, quello che viene presentato dai Senza Nome, perché punta sulla scomparsa di persone che rimangono senza nome, che sono, hanno perso la vita cercando un'altra vita, una vita migliore. E questo volto contraddice tutto quello che è lo sguardo occidentale, perché lo sguardo occidentale è dominante nella comunicazione sull'immigrazione. Noi ogni giorno ci vediamo riversare addosso le immagini dei diversi telegiornali che così fanno vedere queste barche, questi gommoni, queste persone così disagiate, che hanno bisogno di aiuto, corpi senza vita, bambini, donne, si sa di donne che partoriscono addirittura in queste condizioni estreme. La politica, voi di destra, voi di sinistra, voi di centro, ha elaborato delle strategie che comunque non riescono mai né a fermare né a sistemare in modo integrato e democratico questo fenomeno dell'integrazione. Un fenomeno antico come il mondo, che il mondo si è costruito, il mondo umano, sulle migrazioni. E allora quello che colpisce è anche questo potere dell'arte, no? Di questa forma d'arte, che non è un ornamento del cimitero di Lampedusa, dove sono sepolti questi immigrati senza nome, di cui non si ha quasi nessuna notizia sulla loro identità. Loro scrivono delle frasi, come dire, sì, insomma, sì, approssimative, dicono, però dicono un uomo di circa 35 anni, sì, proveniente, sì, probabilmente dalla Tunisia, però è già questo, è la memoria di un passaggio, c'è stato. È la volontà anche di testimoniare quel poco che si può testimoniare. Allora, quello che colpisce in dei conti è soprattutto che quell'integrazione che loro cercavano per
la quale sono morti, quel cimitero gliela dà, perché sono i lampedusani stessi che vanno a curare queste tombe che fanno parte di questo progetto. Bene, io direi di andare in pausa e poi riprenderemo da dove Lucilla ci ha portato, cioè su questa grande questione della migrazione. La notte non finisce mai, l'America lontana, di là dal mare, dove piove fortuna, dove libertà, e l'acqua è più pura di un canto. Ed è silenzio tra due sponde, la terra un sogno altrove, ma in un punto del viaggio la pioggia cadrà su ogni paura ed oltraggio. Amore, vedi come tanti pregano, se il Signore vorrà. E il passo perde il tempo e niente sembra vero, ma in nessun temporale lavare potrà le nostre amore. Vedi così buio è questo mare, troppo grande per non tremare. Quasi giorno ormai, poi il tempo si ferma, qualcuno grida terra, terra, terra. Amore, notte sognano il motore che va. Ecco, riprendiamo la nostra conversazione e domando a Francesco. Guarda, noi abbiamo davanti delle immagini che ci mostrano intanto un lavoro collettivo che va da quello di mettere in posare le piastrelle, proprio colorare le pietre, perché poi le tecniche sono diverse, ci sono anche dei disegni, dei cartoni, diciamo, animatori di disegni, e quindi c'è un insieme di tecniche molto anche elementari messe a disposizione. Io ci ho visto, guarda, un recupero di una certa sacralità dell'arte, cioè un recupero dell'arte come forma di preghiera, come forma di dedica, diciamo, no? Un po' negli ex voto, un po' in forme del passato, un raccomandare, insomma, questi morti ad una sorte migliore. E poi ho visto anche una partecipazione veramente intrigante degli abitanti di Lampedusa. Veramente Lampedusa, lo dici anche tu nel documentario, diventa un luogo singolare del mondo, insomma, dove attraverso, insomma, anche un
dei traumi, attraverso sofferenze anche di chi accoglie, si è arrivati a considerare, insomma, l'arrivo di queste persone come l'arrivo di umani, insomma. E questa, il cimitero di Lampedusa, con queste mura imbiancate, e queste persone che si muovono da devoti, no? Proprio come in una preghiera collettiva, mi sembra molto significativo di questo. Voi ci avete molto lavorato anche in termini di immagine, no? Lì, quando sono stato lì, ho avuto la fortuna di conoscere una persona che adesso purtroppo non c'è più, è scomparsa da poco, Nino, un signore di Napoli, perché poi la cosa interessante è che a Lampedusa molti dei lampedusani sono dei lampedusani adottati, cioè quelli che praticamente sono i più attivi. Mi sembrano proprio essere le persone che vengono da fuori, non sono dei autoctoni, anche perché lampedusano non è nessuno, perché quando una donna deve partorire va circa un mese prima in Sicilia, quindi lampedusano di nascita forse è più un bambino migrante che arriva e viene partorito lì in emergenza, che paradossalmente un italiano che deve andare in Sicilia per nascere. Nino gestisce, questa è una cosa che con Italia Nostra secondo me gestisce un luogo che gestiva, adesso c'è ancora, lo portano avanti, gestisce un luogo che si chiama Archivio Storico di Lampedusa, e questo signore Nino, napoletano di nascita, trapiantato a Lampedusa, cercava di portare avanti la storia di Lampedusa, di cui il passaggio dei Romani, quello che è stato l'isola in passato, e ha avuto un ruolo molto importante nell'accoglienza dei migranti negli anni passati. E Nino mi ha detto che Lampedusa è il nome, l'origine del nome Lampedusa vuol dire luminosa, lampadosa. Davanti a Lampedusa c'è un'altra isola piccolina che si chiama Lampione, quindi Lampedusa, quest'isola luminosa, è stata sempre un faro, no? Un punto di approdo, questa crosta di terra tra l'Africa e la Sicilia. Pensate che il tratto di mare tra la Tunisia e Lampedusa è di profondo 30 metri, tra invece tra la Lampedusa e la Sicilia 300 metri, cioè la profondità del mare tra l'Africa e Lampedusa è pochissima, quella che c'è tra Lampedusa e l'Italia è maggiore, quindi è un'isola italiana nei confini, ma è un'isola che appartiene all'Africa, e quindi è un approdo, è un punto, un'oasi in un mare di morti, perché negli anni in fondo al Mediterraneo si sono accumulate circa 80.000 persone. Quindi è un, come dice bene uno degli operatori di Mediterranean Hope, il Mediterraneo non è una fossa comune, ma è un buco nero, perché in una fossa comune si può andare lì, prima o poi qualcuno, no, ritirerà fuori. Invece il Mediterraneo viene descritto proprio come un buco nero, cioè un buco che inghiotte questi colpi. Quando voi dicevate queste notizie, no? Scritte sulle lapidi in maniera gli abitanti, quelli che si prendono cura di queste tombe, hanno proprio studiato questo modo di scrivere e deciso con delle assemblee, hanno detto scriviamo pare che, per questo pare che pare che venga dalla Tunisia, certo. Pare che abbia una famiglia che voglia poi una ripresa anche forse di modi della tradizione orale, no? Cioè cercano, sì, di fissare però sulla l'incertezza carta. Perché loro non hanno l'incertezza, loro non hanno, siccome non è stato riconosciuto in maniera ufficiale, loro non possono scrivere niente di ufficiale, anche se è vero, magari lo sanno quasi sicuramente, però non possono dargli un'ufficialità. Quindi questo pare che in qualche modo è una denuncia, dice l'abbiamo fatto noi, perché le istituzioni non lo fanno? Guarda, io ho visto per esempio, chiedo a Lucilla di avviarci all'ultima parte, per esempio che loro i racconti, no? Utilizzano, c'è una piuma per un ragazzino, una piuma che ricorre nelle
rappresentazioni, e pare che sia proprio stato un episodio di questa piuma che volava insomma sulla superficie dell'acqua. Quindi c'è proprio una come devo dire, trasformazione di questo materiale in materiale poetico, insomma, con delle tecniche che secondo me sono volutamente semplici, e cioè quindi accessibili a una larga platea, che però hanno una idea insomma autoriale anche molto riconoscibile, anche molto valida. Lucilla. Volevo ricordare di Lampedusa e sulla condizione dell'essere due volte morti, perché quando si muore si perde la vita, ma chi muore e non se ne sa più neanche il nome, chi era, da dove venisse, dove volesse andare, beh, muore due volte, no? E allora mi ha molto colpito che si sono riuniti a Lampedusa per un appuntamento rituale proprio all'inizio di questo mese di ottobre. I superstiti e i familiari delle ben 600 vittime dei due naufragi del 2013, cioè i famosi naufragi dove c'è stato anche il naufragio dei bambini, 60 morti, e questo è avvenuto 10 anni fa. Sono 10 anni che queste persone si riuniscono per commemorare, ricordare, ed è nato un comitato, il comitato del 3 ottobre, perché il primo naufragio del 2013 fu il 3 ottobre, 368 morti, poi si aggiunse l'altro l'11. E allora questo comitato, che il presidente si chiama Tereke Brane, meglio che impararli anche questi nomi così difficili per noi dell'Occidente, ha fatto una richiesta alle autorità europee, che è proprio diciamo, prende il punto focale di questo documentario, coglie questo. Cioè la richiesta che si facciano carico della costruzione, dell'organizzazione di un database proprio di tutti gli scomparsi, di tutti coloro che sono morti senza identità, rintracciandone al più possibile le notizie, proprio come si fa in queste lapidi che vengono inquadrate sul documentario, dove è vero, insomma, è messo gente, sono anche bambini piccoli o persone anziane o persone che forse si recavano verso affetti che mai raggiungono, è quel poco che si sa, ecco, addirittura su alcuni c'è scritto che è uno del mare, no? Perché non sapendo che cos'altro scrivere, chi ha murato quella lapide, il muratore che l'ha fatto, ha avuto necessità di lasciare un segno di identità. È bellissimo. Guarda, io credo che in queste condizioni estreme, come tu hai ricordato in queste ulteriori notizie, si crea una particolare sensibilità e si torna forse alle leggi originarie, insomma, la legge del mare, le leggi della umanità, insomma, della sepoltura, e quindi comincia quando certamente Margaret Mead dice, no, il primo osso che si è risaldato in un uomo preistorico vuol dire che c'è stato uno che gli ha portato cura, e quindi è cominciata da lì la civiltà, indubbiamente. Infatti noi nella routine, voglio dire, delle sepolture nell'area occidentale, abbiamo invece le fosse comuni, no? Che è il posto dove si ammassa, e purtroppo è una prospettiva che i fatti di questi giorni ci stanno riportando all'attualità. Quindi voglio dire, queste piccole ma significative storie sono dei grumi di resistenza ad una società che invece sta virando verso una nuova costruzione del nemico, e quindi insomma sicuramente dobbiamo coltivarle come degli antidoti. Francesco, io non ricorderemo, ma questo documentario ha avuto diversi premi importanti. Quello che voglio ricordare è il premio Zilli, che è un premio di giornalismo che si dà qui da noi nel Teramano, a Fano Adriano, ma anche il premio internazionale di giornalismo Cristina Matano, che è proprio una giornalista sepolta nel cimitero di Lampedusa per la realizzazione di un reportage che si chiama proprio Migranti. Quindi siamo contenti di avere un prodotto, diciamo, riconosciuto, che
è capace tuttavia anche di parlare, come devo dire, ai nostri affetti, a disporci, ecco, ad una accoglienza anche come condizione psicologica. Se vuoi concludere la nostra conversazione, ti cedo volentieri la parola. Sì, grazie, ancora grazie per l'invito. E queste storie sono molto legate a questi temi che parlano di marginalità e di persone che in teoria non dovrebbero fare storia, ma invece hanno tutta la dignità per fare la storia. Perché si parla sempre di la storia, si dice la fanno i vincitori, i vincitori. Invece io credo che la grande storia la facciano i vinti, e queste persone senza nome stanno facendo la storia, perché purtroppo se ne parla ancora tanto e non si capisce perché sono anni che non si riesce a trovare come per la fame, no? In Africa, così per la migrazione, ci sono cose che non, come la questione attuale tra Israele e la Palestina, ci sono cose che non si vogliono risolvere, cioè dei temi che non si vogliono risolvere, perché non si sa, e questi lavori servono un pochino a tenere aperta. Grazie, grazie Francesco, grazie Lucita San Giacomo che ci ha accompagnato con la sua notoria competenza. Alla prossima